e allora io voglio fare un salto storico, dire quanto è fondamentale non tanto le idee assurde di religione, ma il giusto concepire le cose delle persone. Cioè, ci vengono sempre a dire che ad esempio il cristianesimo ha avuto un'origine violenta perché le cose erano così per chi credeva in quelle cose, ma non per chi ci apparteneva. Allora, è uscito un articolo di storia che però dà da significare. Era nell'VIII secolo avanti Cristo, gli aristocratici ruppero con la monarchia e crearono una piazza. Cioè, allora, cosa c'era di diverso in queste persone? Degli aristocratici che erano l'VIII avanti secolo avanti Cristo, VIII secolo avanti Cristo, distruggono la monarchia e creano una piazza, non creano una nuova dittatura. Da cosa gli deriva questa capacità? Dalla capacità loro individuale di percepire il mondo, di vivere il mondo, di essere in contatto con il mondo. Quando mai qualcuno che ha un potere dice fa mio potere è talmente forte e sono talmente convinto di chi è con me che posso condividerlo con gli altri? Quando mai nella Bibbia è successo questo? Cioè, ricordiamoci che i cosiddetti profeti, ricordiamoci che quando salgono Mosè sale sul monte Sinai a prendere le tavole della legge, perché lui era incapace di concepire una legge, torna giù e trova che gli altri hanno deciso di fare di cosa diversa, trova giusto ucciderli. E fa ammazzare per ordine del Dio tutti quelli che tentano di salire, uomo o animale. Rendiamoci conto qua, VIII secolo avanti Cristo, in Grecia, gli aristocratici ruppero con la monarchia e crearono una piazza. Quando mai un profeta ha avuto questo coraggio? Noi accettiamo ogni tanto, Claudio lo cita, il caso che Gesù Cristo arriva nel Tempio e dice, va bene, qua detto io le leggi. Quando mai ha cercato di convincere con le sue tesi o con la dimostrazione logica che il suo pensiero fosse corretto e di trovare un accordo con gli altri? Tu pensi che addirittura in alcuni passi, siccome alcuni evangelisti devono risolvere il problema perché lui era così buono e gli altri non lo seguissero, vengono fuori a dire che lui ha indurito le persone, perché così le persone instupidite dalla sua magia, no? Dal suo intervento, non capiscono quello che lui dice, perché quello che lui dice è diretto soltanto a chi deve sapere. Bello come trucco, no? Esatto, sì, no, ma io appunto voglio sempre... Questa è una bellissima frase, dice, nell'VIII secolo avanti Cristo gli aristocratici ruppero con una monarchia e crearono una piazza. Significa che io, che significa avere un aristocratico, che io ho la conoscenza, ho il potere, ho l'informazione, ho la conoscenza, non ho nessun problema di metterla in comune con gli altri. E questo qua non lo troverete mai nella Bibbia e non lo troverete mai nella storia del cristianesimo, e questo non l'ha fatto neanche mai Gesù Cristo. Quando mai Gesù Cristo ha accettato di rompere con la monarchia e di creare una piazza in cui le sue tesi fossero combattute o fossero affrontate o fossero divulgate, perché sapeva che alla base delle sue teorie c'era l'assurdità e l'essere criminale. L'essere criminale è criminale in se stesso e di conseguenza può solo ripetere il dato criminale. Bene, caro Francesco, fra poco attacchiamo il telefono, no? 049-700-700 e 049-700-838. Una cosa voglio dirvi, forse non tutti hanno capito dove vogliamo arrivare, ma quello che stiamo facendo noi è paganesimo. Cioè, non, la trasmissione di oggi, è vero, ha avuto la centralità su delle condizioni sociali e su delle cose sociali, ma il paganesimo vive all'interno del sistema sociale. Il paganesimo non separa le persone dal sistema sociale, vive il sistema sociale con tutte le problematiche, con tutti i problemi e con tutti i casini che ci sono. Il paganesimo dà l'indicazione su come affrontare i problemi sociali affinché la società si dilati, si costruisca, divenga e costruisca le migliori condizioni di vita possibile per le persone. Perché è vero che si può fare un percorso di stregoneria all'interno un campo di sterminio. In conferenza che terrò su vi parlerò cosa significa essere stregoni all'interno del cristianesimo. Cioè, vi spiego questo. Però non è mica detto che dobbiamo mangiare merda. Cioè, la stregoneria possiamo farla anche bella, possiamo vivere bene, possiamo affrontare delle grandi battaglie senza essere ossessionati dal terrore o dai casini. Cioè, costruiamo queste buone situazioni di vita, una buona società nella quale possiamo affrontare i problemi in maniera decente. E questo è il paganesimo. Se noi dimentichiamo questo, noi facciamo esattamente la merda come gli altri. Cioè, se noi ci dimentichiamo della vita, siamo merda, chiaro. Noi non ci possiamo dimenticare della vita. Sì, ma anche perché sai, i cristiani hanno la fregatura per gli altri, tanto nel regno dei cieli sarai ricompensato, tanto fatti fregare qua. Poi qualcuno ti ricompenserà.
Poi quando si è accorto che si è fregato, si è stato fregato. Noi non abbiamo questo concetto, cioè non abbiamo soltanto la nostra vita che permette di migliorare se stessi, sì, e di vivere meglio, insomma. Di conseguenza non c'è nessuna salvezza e nessun salvatore. Allora, prima di attaccare il telefono vi do un comunicato, cioè una comunicazione. Questa sera dalle 19 alle 20 non leggerò Tommaso Didimo, ma prendo spunto da un articolo su Focus che prende da Lovelock de Gaia la Terra come coscienza. Ipotesi Gaia. Esatto. E vi leggerò parte di quell'articolo, vi leggerò il progetto dell'anticristo, parte di quell'articolo e l'importanza dell'egoismo fra le specie per costruire la vita su questo pianeta. Vi ricordate che vi ho scritto l'egoismo, ti ricordi Francesco, sì, l'egoismo e l'ego? Proprio perché sviluppando l'ego è possibile sviluppare la vita. Bene, vi parlerò di questi tre temi, poi vedrete come sono legati fra tutti e tre. Per cui questa sera farò questa eccezione. Boh, 049 700 700, 049 700 838. Gli ultimi 10 minuti di sì, telefonate. Se chi vuole intervenire può intervenire. Se qualcuno vuole intervenire, sì, beh, non intervengo. C'è questa bella notizia, i preti USA muoiono di AIDS, che è una notizia favolosa proprio. La vuoi commentare? O? No, cioè, tu pensa che dall'85 fino ad oggi, facendo un calcolo di 450 preti morti e malati di questo, significa che ci sarebbero stati oltre 2 casi al mese. Tu pensa che se ci fosse stati 2 casi al mese di satanisti morti così o di altri morti così, che razza di titoli di giornali tu avresti trovato? Esatto. Noi abbiamo una notizia nel 2000, abbiamo una notizia che va dal 1985 ad oggi, e questi hanno fatto strage di bambini, di relazioni personali, di relazioni interpersonali. Hanno fatto una distruzione sistematica della vita. Dopodiché volete dire ancora che io non devo avercela con loro? Cavoli se ce l'ho, ma non ce l'ho col singolo prete, ce l'ho con l'ideologia che l'ho prodotto, quel pensiero che l'ho prodotto, e a quel pensiero devo opporre un altro pensiero, un pensiero di vita. Sì, ma poi sei un titolo significativo è questa qua, falsificati certificati di morte per celare la causa, cioè messo la necessità sempre di fregare e di ingannare gli altri. Il giornale nomina il vescovo Emerson G. Moore, che lasciò l'arcidiocesi di New York nel 95 per trasferirsi nel Minnesota, dove morì per una malattia legata all'AIDS. Nel certificato di morte si parlò di cause naturali sconosciute, come se fossero cause sconosciute della morte, e la sua occupazione fu definita impiegato, praticamente l'hanno trattato come una merda, oltretutto. Pronto? Pronto? Sì? Paolo da Vicenza. Dica. Niente, sto seguendo la vostra trasmissione. Pronto? Sì, 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 vada. Ti ascoltiamo. Niente, volevo sapere una cosa, siccome che sento che parlate di Gesù Cristo, dei preti, di quello che hanno fatto e quello che stanno facendo, ho sentito che avete parlato del testimone di Geova, eccetera, cosa ne pensate, se siete il corrente, se siete così, del movimento di cristiani evangelici? Esattamente come tutti gli altri. Sono cristiani. Sono cristiani. Ah, vabbè. Cioè adorano anche loro il macellaio di Sodoma e Gomorra, adorano il pazzo di Nazareth, è solo che non hanno il controllo sociale, per cui non andiamo a analizzarli più possibile, cioè più di tanto. Cioè non hanno il controllo della società, non hanno il controllo delle leggi, non hanno la possibilità di farci male, ecco. Ho capito. Vabbè, grazie. Grazie a lei. Ciao. Sì, forse una cosa che è giusta ribadire, cioè che noi reputiamo criminale il Cristo stesso, di conseguenza quello che è fondamentale comprendere è che quello che avviene all'interno di chi si ricollega al Cristo è soltanto una ripetizione di una forma violenta di imposizione e di intolleranza. D'altronde l'intolleranza della Chiesa Cattolica non è un'invenzione della Chiesa Cattolica, non è un qualcosa che lei ha inventato o ha solidificato nei tempi o col tempo o dalle necessità storiche. L'intolleranza, la violenza di ogni cristiano deriva dall'obbedienza dei principi di Cristo, dal riferirsi alla Bibbia, a un Dio creatore e a un Cristo salvatore che è venuto a soffrire e a salvarci dai peccati. Se noi diciamo che la creazione è una truffa, che non esiste nessun Dio creatore, tutto quello che ne consegue è tutta una truffa, cioè è ovvio questo, al di là delle passioni delle persone, ci sono state delle persone che avevano tanta passione, per esempio Jan Hus, noi abbiamo un amore particolare per il respiro di libertà di Jan Hus, però Jan Hus era cristiano, se finché noi andiamo ad allinearci sul respiro di libertà, a Jan Hus ci appartiene, ma se il nostro allineamento con il suo respiro di libertà significa, esatto, affermare il cristianesimo, Alt è sempre un nemico. Sì, sì, esatto. Ma infatti è pericoloso per il Cristo in se stesso. Buongiorno, sono Domenico da Bassano. Dica. Niente, volevo dirvi, no,
Il cristianesimo è passato da tante bufere, probabilmente passerà anche da voi, senz'altro voi passerete, ma il cristianesimo è un problema suo, assolutamente. Noi facciamo quello che dobbiamo fare. Esatto, a noi siamo ben conto che non ci fosse cristianesimo. Marco. Ciao Marco. A proposito che ti dici chi preti intende, no? Averlo, diciamo, i gepparoni del bestiame, no? Beh, mi ti dico che ho parlato con un ragazzo che a quel tempo che aveva 20 anni, ma si è stato violentato da un prete all'età di 13 anni. Lui e un altro suo amico, comunque dopo le sta processando sto prete, le sta condannando, la condanna qua a casa, bene. Quello che ti dico che mega veramente, e che ti do ragione su quello che ti dici, perché mega veramente assa, come si chiama, allibito, sì, che sto ragazzo mi racconta, perché dopo con questo parlare mi con sto ragazzo, e mi ha detto che lui, soprattutto davanti ai genitori, il prete giustificava quello che faceva sti putei, perché riteneva che lui gli appartenesse, nel senso che lui aveva fatto all'interno della parrocchia un sacco di opere, un sacco di cose, no? Che ha fatto il patronato, che aveva fatto questo, che aveva fatto... e lui come ricompensa riteneva che, ti rendito conto? No, non mi rendo conto. No, non so se te me. Marco, sono 4 anni che io mi rendo, che sto dicendo di cosa mi rendo conto. Siccome lo giuro, guarda, sulle cose più care che ho, quello che dico se è la verità, mi sono rimasto allibito che a volte. Sentire quello che adesso sostenevo gli altri, mi pare che trovo anche dei fatti che non solo che non solo parole, ma anche dei fatti. Ecco, volevo solo portare questa testimonianza. Ok. Ciao. Grazie, ciao. Noi altri abbiamo la capacità di leggere le cose, anche se io non ho una polizia che mi dice i fatti, da quello che è la vita che mi circonda io riesco a risalire a quali sono le cose, cioè quali sono gli intenti, i comportamenti, perché la repressione c'è solo dei modi precisi, sì, esatto, per farla, cioè non ho bisogno di conoscere i singoli fatti, chiaramente ritaglio giornali, mi informo perché se è giusto avere tutto, ma non ho bisogno di questo per sapere come stanno le cose, per dimostrarlo sì, ma non per sapere. Sì, ma d'altronde pensate una cosa, cioè un cristiano si sente giustificato in qualsiasi azione criminale dal fatto che lui rappresenta un Dio e questo Dio ha mandato suo figlio a salvarvi dal peccato originale, a salvarvi, a portarvi la salvezza. Pronto? E ha dovuto sacrificarlo, perciò chi può ricompensarli quel regalo? Sentimi in diretta, Beo. Dimmi. Sei in diretta? Sì. Beh, vado. Dì a Marco che va a fare un culo. Beh, come dimostra l'intelligenza della risposta, cioè nel senso... No, è veramente allucinante. Cioè, questa qua per fortuna l'ho registrata, perché se io non la registravo nessuno mi credeva. Sì. Cioè, davanti a una testimonianza diretta, al di là di quello che è, fare una roba del genere, cioè veramente non so che squallore ci sia, cioè... Non so, sono senza parole. Cioè, e io le dico di parolacce. Sono senza parole. Questa qua è intervenuta. Pronto? Proprio per dire che era giusto che il sacerdote violentasse i bambini. Cioè, questo qua. Pronto? Gli ha detto, cioè, che lui non doveva addirittura neanche permettersi. Certo. Sì. Senta, è la seconda volta che sento dire per televisione che il Papa Giovanni non andava d'accordo con il frate Pio X. Sì. Anzi, c'erano molte, molte distanze. Mi saprebbe, così, per curiosità, mi saprebbe sapere il motivo e perché a noi non ce lo dicono, il motivo. Va bene, comunque ti do anche il libro, grazie a te, ciao. I motivi per cui non andavano d'accordo era che il frate puzzava la Chiesa cattolica, cioè lui si faceva i suoi porci traffici. Il problema è che ha cominciato ad andargli bene quando si sono accorti che da quei traffici li poteva andare bene anche a loro. Esatto. Nel momento in cui la cosa torna a essere economica... Pronto? Sì, in cui la gente appunto viene condizionata perché ha questa immagine, rimane fedele, è sempre utile utilizzare qualsiasi immagine. Cioè, nel senso, siamo le solite. Sì, è una cosa proprio fondamentale per loro. Di conseguenza ci può essere l'inizio di qualsiasi cosa. Basta pensare, c'è un discorso, a Schio c'è l'esempio lampante del caso di Poleo, in cui dicono di vedere la Madonna. Pronto? All'inizio ci fu la guerra. E poi si trovò una c'è gente che si accomodò, trovò un accordo e adesso stanno facendo pace, da quello che si legge sui giornali. Cioè, questo è significativo. Nel momento in cui all'inizio è difficile spartirsi le cose, organizzarsi le cose, ci sono degli scontri, poi logicamente uno si trova degli accordi, trova una sistemazione, trova un accordamento, c'è una spartizione del territorio e logicamente poi sai, a un certo punto è meglio avere
chi dice quale di guardia è meglio averne due. Quando si comincia ad avere 3-4 cani di guardia, il gregge rimane più compatto e di conseguenza se scappa un cane da guardia ce n'è un altro che la prende la pecora. E allora, di conseguenza all'inizio i cani non sono tanto affiatati, poi quando cominciano a essere, e poi i domenicani sono i cani di Dio, quando cominciano a essere affiatati logicamente le cose producono effetti. Cioè, in questo senso è una cosa fondamentale per utilizzare questi sistemi. Noi abbiamo sempre il solito deficiente che ci sta bloccando i telefoni, ma non so, più che averlo denunciato, più che far intervenire la polizia, ormai penso che non potevamo metterlo sul rogo, non possiamo, non è roba da pagare. Se la persona che penso io si è presa giustamente delle belle definizioni. Pronto? Quando ci siamo trovati a Spresiano. Sì. Buonasera, Giovanni che parla. Dica. Per telefono magari, se faccio fatica a sentire la radio. Dunque, io stamattina ho letto sul giornale, no? Sì. Diciamo riguardo a quel che, come si dice, ai vari, diciamo, robe che ha fatto la Chiesa nei secoli, no? Sì. Allora, siccome che il Papa mi sembra deve chiedere perdono prossimamente durante il periodo del Giubileo, no? Che si sta consigliando ad alcuni storici cattolici di evitare di farlo, no? Perché secondo loro diventa difficilmente comprensibile da parte della gente con la mentalità moderna quello che è successo in un determinato periodo storico. Non so se voi l'avete visto. No, non l'ho visto, no, ma ecco, so che ci sono queste polemiche. Il giornale di oggi, il coso, anche questo. E fa una, che c'è anche una specie di elenco su quello che si è stato fatto durante i periodi storici, diciamo. Sì. Ecco. Cioè praticamente quello che adesso, diciamo, viene difficilmente capito dalla gente è quello che poteva essere abbastanza normale in quel momento storico, insomma. Eh beh, indubbiamente. Vabbè, comunque date un'occhiata se volete. Sì, sì. Ma comunque quello di oggi. Grazie. Sì, sì. Vabbè. Sì. Comunque la Chiesa Cattolica non fa più le cose. Pronto per telefono, se no. No, devi parlare con me perché Francesco non può arrivare al telefono. Ah. Vabbè. Vabbè, comunque. Vabbè, metto giù allora. Grazie, molto gentile. Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, vi lasciamo con Mario e vi diamo appuntamento per le ore 19, farò Gaia, il progetto dell'anticristo, leggerò dal libro l'anticristo, il progetto dell'anticristo, Gaia, e leggo l'egoismo, il punto di vista pagano di questo. Grazie per averci ascoltato e a risentirci alle ore 19.